In merito alla questione della Tari, avevamo ragione. A confermarlo è lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare che ha inviato a tutti i comuni d'Italia. Con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica, si legge nella circolare ministeriale. Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la Tari è stata istituita. Ora, anche quei comuni che erano restii a restituire i soldi che hanno preso in più dai contribuenti italiani saranno costretti ad effettuare il rimborso. Adesso un invito che faccio è a tutti i cittadini di controllare la propria bolletta. Se nel riquadro in cui viene riportato l'elenco degli immobili di proprietà ci sono delle pertinenze, bene, si controlli che la quota variabile non venga applicata. Nel caso in cui questa dovesse essere applicata, quei cittadini hanno diritto a richiedere il rimborso. Se avete difficoltà nel comprendere la vostra bolletta, potete chiedere un primo supporto ai nostri punti SOS Equitalia che sono aperti un po' in tutte le regioni. Vi volevo raccontare la storia dei vitalizi. Allora, noi in legge di bilancio, per dare un piccolo aiuto al Partito Democratico e a Renzi, abbiamo presentato un emendamento per l'abolizione dei vitalizi. Cioè, non abbiamo fatto altro che prendere tutta la legge Richetti e metterla come emendamento nella legge di bilancio. Oggi ce l'hanno dichiarato inammissibile. Guardate, le motivazioni sono davvero astruse. La prima motivazione è la mancanza di copertura. Di copertura. Al che io ho detto, guardi Presidente, che qui con questo nostro emendamento non vogliamo mica aumentarli i vitalizi, non li vogliamo tagliare, quindi qui non c'è problema di copertura. L'altro motivo era una questione di garbo istituzionale. E sì, perché siccome la legge Richetti è affossata nella Commissione Affari Costituzionali, loro hanno detto, ma siccome ancora la stanno discutendo, sarebbe scortese nei confronti dei commissari degli affari costituzionali approvare questa legge, superando il loro parere. Beh, al che io gli ho detto, guardi Presidente, che qui questa legge è stata già approvata dalla Camera ed è già ormai da diversi mesi in Commissione Affari Costituzionali, devono ancora valutare. Cioè, questa abolizione dei vitalizi è frutto di studio, di veramente di un lavorio del cervello del Partito Democratico senza pari. Stampa che non c'è, ma lo chiedo a lei tramite, chiedo cosa ne pensa di che, come ben sapete, è passato un tetto a tutti e per aggirare questo tetto alcuni giornalisti si sono trasformati in artisti. Riteniamo non accettabile che un giornalista che conduce un programma informativo venga definito come artista. Se un programma di informazione deve essere contrattualizzato come giornalista. Ciò che ho trovato ancora più sgradevole è il fatto di dire all'azienda: attenta che se dici che io sono giornalista allora devi contrattualizzare come giornalisti anche coloro che lavorano con me. Avremmo preferito che si rinunciasse a quel contratto e si accettasse il tetto a condizione che la RAI regolarizzasse la posizione dei tanti che lavorano da giornalisti senza l'adeguato riconoscimento contrattuale. Allora, io non voglio fare polemiche, ma voglio dire che esiste anche una par condicio nei servizi che riguardano le città, che non sono solo quelle amministrate dalle 5 Stelle. Esistono scandali a Venezia, esistono a Milano, esistono a Genova e a Firenze. Quindi io gradirei che in vista di campagna elettorale pesantissima voi teniate presente questi aspetti. Un recente servizio delle Iene, andato in onda il 12 novembre, ha mostrato come la compagnia irlandese Ryanair riesca a contenere il costo del lavoro pagando i suoi dipendenti italiani molto meno della media del settore. Questo nonostante il governo abbia la possibilità di chiedere il rispetto della disciplina contrattualistica e previdenziale italiana. Proprio in un fuori onda del servizio delle Iene, una dirigente dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile ha chiaramente indicato come il suo ente abbia le mani legate contro Ryanair, poiché alcune decisioni sono politiche e lo stop viene dall'alto.
Signor Ministro, queste sono affermazioni gravissime. A fronte anche di quello che sta accadendo alla nostra ex compagnia di bandiera Alitalia, l'ENAC non può intervenire contro Ryanair perché lo stop verrebbe dall'alto, e se queste affermazioni non sono vere io mi aspetto che lei quereli la persona che le ha rese. Noi del Movimento 5 Stelle non abbiamo mai avuto dubbi sulle protezioni politiche godute ai più alti livelli di Ryanair come primo vettore pubblico, e non dico pubblico a caso, ha ricevuto contributi statali pari ad 1 miliardo di euro. Voi, oltre ad avergli regalato tutti questi soldi, gli avete consentito di sfruttare in maniera vergognosa il personale di volo italiano, piloti e steward di volo che tutto il mondo ci invidia per la loro preparazione. Ora non so se lei si rende conto del danno che avete causato alla nostra compagnia di bandiera, che ha subito in tutti questi anni una scandalosa concorrenza sleale. Dopo i primi due incontri sul trasporto merci e sulla sicurezza stradale, abbiamo tenuto il terzo incontro che riguardava la mobilità sostenibile. Quindi il nostro programma si arricchisce dei contributi di tanti portatori di interesse. Abbiamo avuto questo incontro con aziende, associazioni, comitati di cittadini, insomma tutte le persone che possono in qualche modo arricchire il nostro programma e renderlo più completo e più solido. Uno degli obiettivi del Movimento 5 Stelle è diminuire le auto private per le strade, per ridurre sia il traffico che anche l'inquinamento. Un'altra priorità è appunto togliere, fermare quelle grandi opere inutili che servono solo a far contenti magari dei finanziatori in campagna elettorale, dei partiti, e destinare, stornare questi fondi per invece il trasporto pubblico locale. Quindi parliamo dei bus, dei treni regionali, le cose che servono veramente ai cittadini, e soprattutto puntare alle auto elettriche con nuovi incentivi per le nuove immatricolazioni di auto elettriche. Questo è il futuro e noi stiamo guardando proprio a questo. È approvata la legge proposta dal Movimento 5 Stelle sul whistleblowing. Da oggi verrà data nuova linfa alla lotta contro la corruzione e verranno tutelati gli informatori e i testimoni di illeciti nel settore pubblico e privato. A livello europeo questa lotta va avanti e si fa la precisa richiesta di introdurre una normativa sul whistleblowing a livello europeo. Abbiamo di fronte un'ottima relazione. Tuttavia voglio ribadire due concetti che ho voluto esprimere per mezzo di emendamenti che voteremo domani. Quando parliamo di accesso ai documenti e trasparenza, dobbiamo ricordarci che si tratta di principi basilari su cui costruire la casa delle istituzioni, una casa di vetro. Oggi però non è così, lo dimostrano le denunce dei cittadini e le indagini del mediatore. Oggi la regola è l'opacità e la trasparenza è l'eccezione. Dobbiamo ribaltare questa situazione e far diventare la piena e integrale trasparenza la regola del funzionamento delle istituzioni, dei processi decisionali nei triloghi, delle informazioni relative ai procedimenti di infrazione, dei negoziati commerciali e così via, e solo i dati sensibili e coperti da privacy devono essere oggetto di restrizione e tutela. Infine, sul registro per la trasparenza per monitorare le lobby, bene l'impegno a migliorarlo richiesto dalla relazione per renderlo obbligatorio e trasparente per le istituzioni e gli organismi dell'UE, ma non basta, serve un atto legislativo, quindi un regolamento, affinché il registro sia legalmente vincolante non solo per le istituzioni ma anche per i portatori di interesse. È in corso un'offensiva per abbattere le leggi che proteggono la nostra salute e la qualità del nostro cibo. E sono i trattati ad essere l'ariete con cui lobbisti e corporation attentano ai nostri diritti. In Europa abbiamo preso coscienza del rischio di queste sostanze tossiche e cerchiamo di ridurle. Ma i nostri sforzi hanno attirato l'attenzione degli Stati Uniti. Tuttavia gli USA hanno fatto fare il lavoro sporco al Perù, che in virtù di un trattato di libero scambio con l'Europa ha minacciato azioni legali se l'Unione non allenterà la soglia di tolleranza di pesticidi nel cibo. Anche il Canada ha minacciosamente fatto sapere che non vede di buon occhio una modifica dei livelli di interferenti endocrini permessi in Europa. Canada, Stati Uniti e altri sono tornati all'attacco sul glifosato e hanno pesantemente criticato il già arrendevole approccio dell'Unione Europea su questo pericoloso erbicida. Un simile attacco è in corso anche sui limiti massimi di un metallo pesante come il cadmio. Ma qui la situazione è ancora più grave, perché l'Unione Europea era sul punto di legiferare in materia, ma si è inchinata alle lobby e ha posticipato ogni decisione al 2019. Lo scopo, ovviamente, è abbattere ogni barriera al profitto a discapito della nostra salute. Ma noi, del Movimento 5 Stelle, non lo permetteremo. In merito alla questione della Tari, avevamo ragione. A confermarlo è lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare che ha inviato a...